Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, porca miseria, porca! Ho scoperto delle cose incredibili per quello che riguarda una delle leggende di Fortnite, sin dalla fine della stagione 2 all'inizio della stagione 3 su Fortnite si era parlato e anche tanto dell'introduzione di un possibile jetpack. Ne avevamo parlato anche noi, ragazzi, l'anno scorso, nel 2017, su quello che poteva essere un'intenzione di Epic Games di inserire questo nuovo oggetto che avrebbe rivoluzionato, forse un po' troppo, lo stile di gioco. Diciamo, ragazzi, prima di cominciare a farvi tutta la spiegazione, che in realtà qualcosa lo hanno fatto e se ci pensiamo bene, potrebbero averlo fatto per capire come i giocatori si comportino. Pensateci un attimo. Esatto, l'introduzione delle pietre, delle gemme salterine, chiamatele un po' come volete, ragazzi, quelle che troviamo nei crateri che sono stati creati dal meteorite. Se ci pensiamo bene, in fondo sono quasi una sorta di jetpack, ovviamente molto molto meno potenti. Però ragazzi, qua si parla veramente e si vedranno in questo video anche immagini che confermano al 100% l'esistenza e la futura introduzione del jetpack. Già vi posso dire, ragazzi, che probabilmente, questo è proprio un probabilmente, potremo vedere il jetpack dalla settimana numero 5. Questa è l'unica notizia che ci viene detta con le pinze. Potrebbero arrivare o alla settimana numero 5, o comunque le voci che girano sul web sembrano davvero molto molto propense a dire che il jetpack lo vedremo in questa stagione, quindi la stagione numero 4. Ma vogliamo vedere le cose, Xuder. Noi non vogliamo che tu parli e basta. Beh, ragazzi, beh, i data miner, quelli che vanno come sempre dentro a infilarsi dappertutto, porca miseria, hanno pescato delle immagini che voglio farvi vedere, ragazzi. La prima è Prohot! La prima è questa qui, ragazzi. Ecco, che roba! Ragazzi, guardate che roba, guardate che roba. Adesso la allarghiamo un pelo così la vedete anche voi. Questa è una sezione di codice sorgente che viene prodotta, che viene creata per Fortnite. Volevo vederla anch'io più in grande così ci capiamo meglio. E come vedete, ragazzi, nella parte di destra, quella evidenziata in poche parole, noi possiamo leggere slash Game Athena Items Quest, quindi oggetti, missioni, Battle Pass, quindi potrebbero essere introdotti già nelle missioni del pass battaglia Quest Use Jetpack. Quindi ragazzi, cioè è inconfondibile, questo c'è dentro nel codice di Fortnite. Il jetpack è già presente nel codice di Fortnite. E se non vi piacesse questa immagine, ragazzi, surgulu, guardate un po' questa. Questa addirittura, ragazzi, dice molto molto di più. Allora, io non ve lo volevo dire, ma ve lo dico lo stesso, visto che ormai mi sono bruciato l'immagine, arriverà una nuova modalità su Fortnite che si chiamerà Close Quarters Combat. Wow, your English is so good! Allora, il Close Quarters cosa vuol dire? C'era già in Battlefield 4 con un DLC che avevano fatto uscire. Praticamente sono delle partite giocate in quartieri chiusi, Close Quarters, dove la battaglia si sviluppa principalmente in verticale e in mezzo a tutte le stanze piene di oggetti. Qui, ragazzi, probabilmente, essendoci quindi i jetpack, non credo avremo così tanti edifici quanto potremmo avere invece una, io non lo so,
dove lo vorranno fare, perché o mettono veramente questa mappa di cui già parlavamo nello scorso video, in qualche video fa, dove dicevamo potrebbero inserire una mappa nuova, magari che ci stanno dentro due squadre o che ce ne stanno quattro. Quello che c'è da dire, ragazzi, è che in questa nuova modalità che si chiama Description Close Quarters Combat with Shotguns e Jetpacks. Quindi, ragazzi, fucili a pompa e jetpack, potenza allo stato puro. Se tu trovi un jetpack, fai un doppio tap per sul tasto jump, per chi usa la tastiera, due colpi sulla spaziatrice per saltare e il jetpack parte, ragazzi, parte e ci spara verso l'alto. Keep the button held down to apply thrust. Qua avete capito? Make sure to land before the zone of full. Allora, praticamente, stai attento a non essere troppo in aria quando finisci il carburante. E qui, ragazzi, vi porto alla terza e ultima immagine che vi volevo fare vedere. Il jetpack, ragazzi, sarà alimentato da un carburante esauribile, quindi non saranno infiniti, ragazzi, saranno proprio degli oggetti consumabili. E se ci devo pensare un attimino, hai capito, trovi il jetpack per terra, lo prendi, lui te lo fa vedere sullo zaino per dire: ci avrai una barra di benzina, di carburante, che va ad esaurirsi. Qua, ragazzi, stiamo vedendo nel dettaglio delle altre parti di codice dentro Fortnite, e partendo dall'alto ci dice jetpack full charge loop, quindi vuol dire che c'è il carburante. Quello lì è un suono per la ricarica, per il rifornimento del jetpack col carburante. E poi ci dà degli altri suoni: fuel out 01, fuel out Q, e poi Q, e poi dice fuel up, fuel up, fuel up, e poi c'è anche il suono del fuel warning, quindi ci darà anche un segnale quando stiamo per esaurire il carburante. Beh, ragazzi, questa era veramente una notizia bella sugosa, che dovrebbe mettervi in allerta sulla nuova modalità che dovremo vedere prestissimo con il nostro Fortnite. Mi raccomando, ragazzi, questo video deve avere un sacco di like, perché lo so che ne lascerete un sacco. Dovete condividerlo con tutti i vostri amici e ricordarvi, ragazzi, che in questo canale le news di Fortnite sono sempre aggiornate, anzi arrivano anche con un bel po' di anticipo. Io vi ricordo a tutti di iscrivervi al canale e noi ci vediamo presto. Ciao!